Trattamento viso, nuove tendenze. Andiamo dalla nostra beauty expert Tiziana Azzisi che ce le presenta, perché i trattamenti sono in continua evoluzione, no? Sì, assolutamente sì. Le aziende che si occupano appunto di estetica naturalmente professionale, sono sempre in un continuo ricerca, sia per quanto riguarda le tecnologie e sia per quanto riguarda il prodotto, certo. Sia come cura domiciliare, sia come prodotto professionale che dobbiamo usare noi estetiste. Questo è il momento dell'anno forse che tutti si dedicano un pochino di più al viso, Eh sì. anche se non dovrebbe essere mai, diciamo, lasciato, mai abbandonato. È anche un periodo più propenso per i trattamenti viso, perché è anche un discorso anche a volte di stagionalità in base a determinati tipi di trattamenti. Le mascherine lo richiedevano lo stesso, adesso sì. Abbiamo tolto le mascherine, sì. Quindi anche... Esatto, però ci sono dei tipi di trattamenti che vanno fatti in questi periodi invernali, certo. Perché non vanno d'accordo con il sole. Mm-hmm. Sono uscite fuori diverse tecnologie proprio per andare a aiutare la nostra pelle, i nostri problemi, cioè quello che noi vediamo che non ci piace. Naturalmente io consiglio sempre di rivolgersi alla professionista del settore. Certo, anche perché insomma è molta formazione da parte delle... Sì. Non sono, le estetiste sono molto di più adesso. Sì, adesso, sì. Naturalmente, e questo perché a volte nascondiamo tutto dietro a un unico problema, dicevo io le rughe, oppure come quando per il corpo abbiamo solamente il problema della cellulite, a volte non sono questi i problemi, quindi va visto bene qual è il problema, a volte si pensa di avere delle rughe, invece soltanto una perdita di tono, e quindi ci sono delle nuove tecnologie, naturalmente non invasive, che vanno a aiutare, vanno a stimolare. Io vedo questa maschera tutta d'oro. Sì, questa è una novità appunto per quanto riguarda invece il prodotto, è una maschera a base di oro, 24 carati, dove viene applicata, non viene naturalmente rimossa, ma viene massaggiata, perché l'oro ha tantissime funzioni, sì, sia come anti-age, illuminante, ristrutturante della pelle stessa. Questa è appunto, come si diceva, la novità nel prodotto professionale. Certo. E come ti dicevo prima, il macchinario che adesso vediamo è un macchinario fa una microvibrazione, ora qui è sul corpo, ma naturalmente abbiamo anche il manipolo per quanto riguarda il viso, volto. Esatto, dove ci sono queste 60 sfere che vanno a fare un massaggio per andare a stimolare i muscoli che noi abbiamo nel nostro viso. Per il corpo andiamo in palestra, per quanto riguarda il viso... Anche la ginnastica facciale. Diciamo che è molto più complicata sotto certi punti di vista. Sì, esatto, e questo aiuta a stimolare la nostra muscolatura, quindi come fare degli esercizi per i muscoli del viso. Dopodiché naturalmente va a stimolare anche il fibroplasta e la riproduzione di collagene, oltre che riportare, come si suol dire, sangue in superficie, quindi ossigenare. Quindi per dare questo la pelle, per farla molto più bella, luminosa. Bella, luminosa, e per ritornare ad avere un ovale un po' più disegnato, un po' più tonico, perché stimola il muscolo riprende forza, e quindi di conseguenza il nostro viso appare più tonico e più disegnato. Certo, perché disegnato. L'ovale del viso, insomma, a volte perde, no? L'ovale perfetto, certo. Che può avere in gioventù. Assolutamente. Ecco, sì. E quindi ecco, avere anche, fare queste nuove tecnologie che permettono di fare questa ginnastica, come tu appunto hai detto, ai muscoli del nostro volto, che sono tanti, infatti dico, dovremmo sempre ridere per star bene. Esatto, però purtroppo non lo facciamo, e quindi questi sono degli aiuti molto importanti, ripeto, non invasivi. Poi ci sono le radiofrequenze, adesso la radiofrequenza per esempio frazionata, anche lì c'è sempre una continua ricerca, un continuo studio, e riusciamo sempre, rimanendo sempre in campo estetico, ad avere dei grossi risultati, sempre quindi andare a stimolare i nostri fibroplasta, andare a stimolare la nostra produzione di collagene. Scusa se ti interrompo. Prego. Allora, tu stai dicendo, che cosa è importante? Tu hai detto c'è un periodo che si possono fare determinati trattamenti, sì. Piuttosto che in estate, perché l'estate, sì. Insomma, ci limita molto di esatto, più. Sì. Quindi, che cosa è importante fare per il nostro volto? In questo periodo allora, è importante naturalmente avere una giusta routine
a casa, e questo è importante assolutamente. Dopodiché intraprendere un discorso di trattamenti, un protocollo di trattamenti viso presso il proprio centro estetico, sì, di fiducia. Una operatrice del benessere. Sì, insomma, un'operatrice del benessere, perché è bene che viene analizzata il tipo di pelle, la problematica, e di lì trovare e studiare quali sono i trattamenti più idonei. È certo. Ovvio, se la persona non ha problemi di tonicità, ma ha veramente il problema delle rughe, andremo ad usare prodotti e tecnologie più idonee per quel tipo di trattamento. Certo, poi in base all'età, perché anche l'età conta tantissimo, certo. Poi l'idratazione, come ho imparato anche da te, sì, insomma, è la parola d'ordine. È la parola d'ordine, è il primo step, la prima cosa è sempre comunque riapportare idratazione alla pelle. Ripeto, come si diceva prima, la giusta anche routine domiciliare, quindi peeling, sieri, creme. E questo, insomma, dietro a mani esperte, come ho detto, l'estetista è diventata operatrice del benessere, perché è in continua evoluzione anche la formazione, sì, che voi fate. Allora, esatto, ringrazio la nostra beauty expert di fiducia, Tiziana Zizzi, per averci appunto parlato di trattamento viso e le nuove tendenze. Grazie.